Yo, ciao a tutti popolo YouTube, bentornati in questo nuovo video, siete su JamJam TV, io sono JamJam. Oggi ragazzuoli, per la primissima volta porto una reaction a Gallagher. Avevo già sentito dei pezzi suoi, ma non avevo mai portato reaction e non sto portando tante reaction, mi rendo conto, a quelli della nuova scuola, ma cercherò di portarne sempre di più. Il pezzo in questione si chiama Drip Walk, la produzione appunto di by MJ, che è il produttore, non so chi sia sto producer, questo beatmaker, sinceramente non conosco tutti i producer perché ne escono un po' come il rapper, uno al giorno. MJ potrebbe anche essere Michael Jordan, no dai, sto scherzando, battuta infelice. E niente raga, noi andiamo a vedere, vado a vedere che cosa ha combinato Gallagher, spero in un qualcosa di figo, anche se devo dire la verità è uno dei pochi che reputo insomma decenti, non mi piace tanto, nel senso è un ni, nel senso fino ad ora ho detto sì, ha una bella voce, ha una bella tecnica, però niente, andiamo semplicemente a vedere questo pezzo e vi dico cosa me ne pare insomma con tutta la mia onestà. Il beat niente male, ma l'ho sempre detto, il beat trap sinceramente per vari punti di vista li trovo, facendo un paragone con la vecchia scuola, li trovo meglio, cioè mi piacciono molto musicalmente. Vabbè dai, è il solito, la solita trap, il solito mood suo, cioè comunque come tanti altri trapper. Il testo solido, dicono sempre le solite cose. Sì, ci sta, a livello di tecnica non ho niente da dire, però sempre solite cose, collane, figa, la sbatto, sono meglio di voi, cioè raga. Allora ragazzoli, come ho detto, devo essere onesto e non me ne sbatte proprio un cazzo se mi mettete dislike, ma a me sto pezzo non è piaciuto. E ve lo contestualizzo anche, perché a me piace contestualizzare, no? Non dire non mi è piaciuto e riempire magari di insulti l'artista o dire o fare cose che non fanno parte insomma di me. Non mi è piaciuto perché sempre lo stesso testo, vedo sempre gli stessi testi, cambia l'artista ma sempre gli stessi testi, e sono un poco stanco di dover dire sì, però è bello la tecnica, è bello il flow, è bello il video, ok. A me Gallagher, non lo rinnego, è uno di quelli della nuova scuola che è gradevole. Se lo ascolto e non ascolto il testo è gradevole, perché comunque ha una buona tecnica, comunque sa rappare, comunque è discreto anche, va abbastanza discretamente bene nel beat rispetto a tante persone nuove che comunque tanto spesso fanno bei ritornelli ma non sanno andare bene nei beat. Lui invece sa, ci sa andare nel beat e sa anche rapparci, e questa è una cosa positiva. Però basta, fa sempre gli stessi pezzi, fanno tutti sempre gli stessi pezzi, ormai che si chiamano Gallagher, che si chiamano DPG, che si chiamano in tanti modi diversi, fanno sempre la stessa tipologia di testi. Voi potete dirmi, ma è così, purtroppo non ci puoi fare niente, devi soltanto adeguarti al fatto se il beat è bello, se ti piace, se ti prende musicalmente. Ma raga, io credetemi, non ce la faccio. E secondo me, anche persone, pure che non recensiscono pezzi, pure non fra noi, fra quelli che facciamo reaction, secondo me molte persone là fuori, cresciute con un'altra tipologia di rap, e non voglio tornare sempre ai vecchi discorsi, non ce la fanno più ad ascoltare sempre la stessa cosa da artisti diversi, magari sì, in maniera diversa, cantati in maniera diversa, ma sempre gli stessi testi, e non ce la fanno più. Come me, penso, io, credetemi, ormai sono arrivato al punto che tante volte ascolto un pezzo, se mi piace l'andatura del pezzo, ok, lo ascolto e me lo pompo pure in macchina. Se non mi piace finisce là, però sono stanco perché voglio pure sentire dei bei testi che parlano di altre cose, perché raga, a un certo punto uno ok, è bravo, è forte, ha tecnica, ha voce e riesce ad andare bene nel pezzo, ce ne sono migliaia così, ne escono ogni giorno, anche che hanno pochissime visualizzazioni, migliaia che sanno andare a tempo, che sanno usare l'autotune, che sono buoni come tecnica, però non vedo nessuno, o comunque ne vedo davvero pochi, che
hanno attitudine nei testi. Cioè, io penso che questo è un po' stancante a una certa. Cioè, per quanto tempo dobbiamo noi sentire sempre tutun 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 tutun, il bel beat, ok, bella tecnica, però non sentite mai il testo, un testo diverso. Mi parlano sempre di pistole, di quanto sono fighi, dei gioielli, come sto pezzo qua parla di gioielli, di fighe, di trombo questa, poi la manda a casa. Cioè, cambia, diciamo, l'ordine degli addendi, però sempre la somma è sempre quella. È come in matematica, se cambi l'ordine degli addendi la somma non cambia, non cambia un cazzo. Come diciamo noi in Calabria, giravo te firria, fa sempre la stessa cosa. Cioè, è sempre, come si usa ora dire, lo stesso sugo. Cioè, a un certo punto rompe i coglioni. Che aggiungere? Il video è figo, ok, video stretto e normale, mi può piacere, mi è piaciuto tecnicamente, ripeto, non ho niente da dire, perché ha la sua tecnica, sa rapparci sopra, sa trappare, sa fare tutto quello che volete, però non mi ha dato niente, non mi ha lasciato niente a livello di testo, mi dispiace. Spero che prima o poi qualcuno di questi, come Gallagher, come qualche altro, non lo so, ce ne sono un sacco, anche la DPG stessa ad esempio, che prima mi urtava, ora magari tecnicamente non mi dispiace, Tony F, ce ne sono un sacco, però fino a che fanno testi così, cioè, posso dire, figo, ok, il video è figo, le collane sono fighe, avete attitudine nel pezzo, basta, la chiudiamo qui. Raga, io sono arrivato anche oggi alla fine del video, se il video vi è piaciuto e se in qualche modo concordate con me, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ah, scusate, iscrivetevi anche. Ciao!